casuali per viaggiare, trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Per un pelo, anche no, l'acquata, siamo a Cluny, famosa per la abbazia che ai tempi era la più grande del mondo. Prima che venisse costruita San Pietro a Roma, questa era l'abbazia più grande del mondo. Siamo arrivati tardi e quindi sicuramente non faremo la visita, perché chiude alle 6 l'ultima, no, alle 7. Questo spostamento d'orario ci condiziona un po', perché il sole tramonta alle 9 nonostante sia agosto, e quindi le giornate ce le godiamo belle lunghe, da pace, silenzio e tranquillità, è rilassante, un'atmosfera calma. Ecco, vedete i vari pezzi, perché praticamente dell'abbazia originale è rimasto ben poco, quindi vedete le parti di muro, le parti mancanti, e questo è quello, la parte che resta. Quindi vedete anche questa parte qua, pezzi che mancano. Delle colonne, deve essere veramente notevole. Questa è la piazza principale e altri pezzi dell'abbazia. Veramente imponente, non difficile immaginare come fosse quando era nel suo massimo splendore. Guardate qua. Colpo d'occhio veramente incredibile, però bisogna, per rendersi conto della grandezza, bisogna esserci veramente. Un po' vi potete rendere conto delle dimensioni. Questa parte qua è quella visibile. Il resto manca, mancia.
spettacolare, è una sorpresa dietro l'altra. Come ti giri e come appaiono meraviglie. Peccato per i colori, perché poteva essere sereno, ma non lo è. Cielo azzurro avrebbe fatto un contrasto migliore. Diciamo che la giornata adesso volge al termine, sono le 8, e purtroppo se non fosse che il nuvoloso ci sarebbe ancora il sole. Intanto sembra augurarci, prometterci un rientro asciutto, visto che verso la direzione nostra sembra tornato azzurro. Un'altra bellissima scoperta, adesso la vediamo col cielo azzurro dietro fino alla Monte. Una sorpresa continua, e purtroppo questo castello che appare all'improvviso ce lo siamo perso dalla lista dei castelli che avevamo fatto, e purtroppo sembra che ne valesse la pena di farlo, ormai. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.